appena lasciato l'hotel San Ercolano lì alle mie spalle. Non è facilissimo da trovare, dal Pincetto, che è la mini metro, prendete verso la strada che va in salita, arriverete a una piazzetta, prendete quella più sulla sinistra e ci arrivate, via del Bovaro. Non è segnato molto bene, Google tende a perdersi, comunque non ci ho messo più di 5 minuti. Esperienza molto tranquilla, stanza come avete visto piccolina, però la cosa importante di oggi è buongiorno intanto. Visto che parto a fare i video già con le spiegazioni, oggi diretto due città, come vi avevo promesso. Mi sto dirigendo appunto verso la mini metro per arrivare alla stazione dei treni giù, e andrò prima a Foligno, quindi zainone in spalla tutto il pomeriggio, e per la serata, primo pomeriggio, vediamo com'è, arrivare a Spoleto, dove ho un appartamento, e poi fare un giro la sera. La rotazione dei mini metro. In attesa del treno per Foligno alla stazione di Perugia, non avevo notato ieri arrivando, probabilmente non lo vedete molto bene, ma è a binario unico questa tratta, e fa capire quanto sia in alcune aree vetusta la rete dei nostri treni nazionali. Bisognerebbe riammodernarla e puntare molto di più sui mezzi pubblici e non sulle macchine o i camion per spostare le cose. Quello che vedete in fondo a sinistra è Assisi, non è proprio vicino al treno, però ci sono autobus che collegano continuamente. Quella alle mie spalle è la stazione di Foligno, sono appena arrivato, purtroppo mi dispiace, non sono riuscito a farvi alcun video di spello, perché il treno me l'ha fatto vedere all'ultimo, per pochissimi istanti, dopo c'erano già le case. Adesso mi dirigo in centro a Foligno, vediamo un po' com'è. Ho visto una cosa che mi ha un attimo inquietato, la state vedendo anche voi. È veramente lui, è un blockbuster, è un antiquariato, modernariato, non lo so, chiamatelo come volete, ma il bello è che è ancora aperto. Le magie, chissà chi ha il marchio, se lo può gestire, chi lo sa, ma non importa, è bello così in fin dei conti. Bene, adesso però ritorniamo alle cose serie. Questa è la porta romana di Foligno, la potete vedere bene, e adesso alle mie spalle trovate la via che porta verso il centro, che adesso percorrerò. Sembra molto carino. Quella alle mie spalle è la cattedrale di San Feliciano. Sono a Foligno, già nel centro praticamente, si raggiunge molto facilmente dalla stazione dei treni. Questa è Piazza della Repubblica, ve la faccio vedere. Tutto molto piccolo, ma molto carino e caratteristico per il momento. Mi trovo dentro al Palazzo Trinci,
ospita il museo della città e è bello, ben tenuto, ben restaurato. Quella che state vedendo è la chiesa di Sant'Apollinare, è chiusa anche questa come il Duomo. Mi sono buttato nel primo viottolo che ho visto e si sbuca in un borghetto carino dove passeggiare all'ombra. Sono sul ponte della Liberazione, questo qui è il fiume Topino, un nome particolare, e qui ci sono un po' di anatre, oche forse. Questo è un parco pubblico del comune, chiuso. Foligno! Oramai è ora di pranzo, sono qua seduto di fianco alla porta del parroco perché non ci sono altri gradini o panchine all'ombra in tutta la città, più o meno. E mi è venuta fame, volevo prendere un panino così al volo, alla fine mi sono fermato in una norcineria che mi ispirava e praticamente mi è risultato questo panino piccolo alla porchetta, giusto perché è caldo. E non bisogna mangiare robe pesanti quando... Sto già ritornando verso la stazione di Foligno, una bella cittadina, si vede in un paio d'ore tranquillamente, mezza giornata se proprio si vuole fare tutto con molta 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 calma, e trovate magari qualche cosa di aperto come le chiese da visitare. Intanto voglio utilizzare il resto del pomeriggio per un fuori programma. Torno indietro e vado a spello. Sono arrivato a spello, alla stazione, la vedete alle mie spalle, quello è il mio treno, sta aspettando che si liberi il binario, come dicevo prima, siamo avanti qua. Eccoci a spello, questa è la piantina, io sono qui più o meno da qualche parte, qua disperso. Vediamo di fare un bel giro, dai. Spello è molto bella per i suoi viottoli stretti e caratteristici come quello che sto percorrendo arrivando nella piazza principale di Spello. Vi faccio una carrellata sulla piazza e poi là ci si trova così. Palazzi moderni, nuovi, sono un po' boh. Mi piace passeggiare tra i borghi medievali in stradine strette come questa o questa qui, però rendetevi conto che qua è tutto in salita, quindi datemi una mano, rimanete con me. Sono arrivato nel punto più alto di Spello, ammetto che sono passati una ventina d'anni da quando, se non di più, da quando l'ho visto la prima volta e... non lo so, me lo ricordavo più bello, più borgata, medievale. Adesso, ho perso un po' di quello spirito, forse ero più giovane io, ma sinceramente ne ho visti altri migliori. Però, poi dopo vedi il panorama. E di questo panorama, che vi farò vedere meglio in foto sul mio profilo Flickr, che veramente ti emozionano, ti fanno... mancare il fiato. Questo è Assisi, se ve lo state domandando riuscite a vederlo, e sì, è da venire a Spello, passarci una mattinata o un pomeriggio o magari una sera se avete tempo alla macchina, e guardatevelo.
5, sono appena uscito dalla stazione di Spoleto e guardate cosa c'è davanti, non so cosa rappresenti, ma vabbè, adesso proviamo di raggiungere il bar dove troverò le chiavi, sembra la caccia al tesoro. Vi avevo annunciato che questa sera ero in una casa, in un appartamento, e questo adesso ve lo faccio vedere. Lì di fronte c'è la stanza, un'altra stanza da due non utilizzata, questo è il cucinotto, piccolino, usabile, chiaramente mi ha detto che tutto è spento dal frigo, così se ne ho bisogno lo devo accendere. Qui potete vedere la stanza dove dormirò questa notte, che è comunque carino, un ingressino minimo, e il bagno. Il bagno lascio a voi ogni descrizione, posso farmi la doccia sulla tazza del water. Sono cose che non tutti possono fare, vero Barabba? Stasera sono al pub Osteria Vecchio Camino qui a Spoleto. Parto subito dicendo che mi hanno portato già questo qui come pane, sembra una stria poco salata delle nostre e non è per niente male. Vi devo segnalare che mi hanno portato questa birra in lattina e in bottiglia, però col tappo. E l'ho dovuta stappare io. Non abbiamo iniziato proprio benissimo. È arrivata la pasta che avevo ordinato, adesso ve la faccio vedere subito. Sono delle trofie con il pecorino, la salsiccia e, giusto per dargli colore, un po' di rucola. Hanno recuperato così. Visto che questa sera è sabato, ho deciso di sgarrare e prendermi un dolce che vi faccio vedere qua. È una mousse di cioccolato con dei biscotti grattugiati vicino. Questa qui è l'osteria Vecchio Camino, mentre passeggio dico cosa ne penso. Allora, il cibo è buono, anche il dolce è stato molto buono. Il servizio è totalmente scadente. La location invece è buonissima, perché comunque è bello, c'è un giardinetto dietro, quindi è tutto particolare. Però sì, il servizio è stato veramente una cosa indescrivibile, perché c'è stato per molto tempo una sola persona che gestiva tutti i tavoli e pagamenti e via dicendo, non ci stava più dietro. Poi, come ho già detto, il tappo me lo sono dovuto togliere io dalla birra, ha fatto spostare della gente da un tavolo dove erano per farne uno da 5, dove poi non si è seduto nessuno perché avevano già scelto di stare dentro. Quindi sì, ho anche capito che è aperto da poco e quindi spero che migliorino molto, perché comunque la cucina non è male. Io intanto adesso faccio un giro per le vie qui del centro per vedere cosa trovo. Vado un po' verso la fortezza, vedere se trovo qualche punto bello. Mi sono infilato in via della Misericordia ed è un viottolino troppo carino. Finisce subito, però è molto caratteristico. Quindi anche per oggi siamo arrivati alla fine. Quella lì è la fortezza di Spoleto, che domani andremo a visitare. È la prima volta che faccio vedere prima la notte del giorno. Domani sarà dura, anche perché prevedo di cambiare i programmi e di fare in fretta Spoleto per poi dirigermi nella prossima tappa. Quindi rimanete sintonizzati, pensate un po' quale possa essere l'ultima tappa del viaggio e a domani, buonanotte, ciao ciao!